Certo, di soldi per i danni delle alluvioni che tra il 2013 e il 2015 hanno interessato molte zone di Liguria, Basso Piemonte, Veneto, Emilia e Toscana, il governo ne stanzia parecchi, 1,5 miliardi, ma quello che sarà importante sapere è come verranno ripartiti e soprattutto quanti ne arriveranno a Novi Ligure, città tra le più colpite del Basso Piemonte. Solo 7 milioni di danni per i privati a fronte di 800.000 euro arrivati dalla regione Piemonte che il sindaco Rocchino Muliere aveva destinato alle opere pubbliche più urgenti. La somma che stanzierà il governo e che è stata illustrata dalla deputata PD Cristina Bargero fa parte della norma contenuta nella legge di stabilità, la quale per la prima volta contempla un contributo a privati e imprese danneggiati da calamità naturali. Soddisfatto Muliere, che proprio nei giorni scorsi aveva scritto una lettera al premier Renzi per chiedergli quando sarebbero stati stanziati i denari ai cittadini che da quegli eventi avevano subito danni. Nel Basso Piemonte erano state colpite anche le zone di Gavi, Arquata, Stazzano, Borghetto Borbera, Cassano Spinola, Viguzzolo, Costa Vescovado e Garbagna. Per quanto riguarda le richieste di risarcimento, i privati avranno tempo 90 giorni, le imprese 180. Nell'attesa di vedere la ripartizione dello stanziamento, adesso gli occhi sono puntati sui finanziamenti pubblici, altro nodo da sciogliere per mettere in sicurezza le strutture che in caso di forte maltempo dimostrano la loro vetustità.